Qua ci sta un po' più di gente. Ma qua c'ho 2 ore di qualifica, fa via la carta, 10 minuti. Dio ladro!
campo di merda. Che tempo di merda, mamma mia, 15 millesimi peggio dello prima, stai messa male. Box is left. We have to repair the car.
Va bene così, ma molto bene. Aspettiamo che finisce sta qualifica. Casennende qualche bocca aperta, stiamo tutti vicini. Sotto il cielo di un'estate italiana. Stiamo tutti là, voglio, questa è una gara bella. In 2 decimi ci stanno 4 piloti. Notti magiche, inseguendo un gun. Sotto il tempo di un'estate. Mo' se non entrano i bocca aperti che ci permettono di correre tranquilli. Vedi che divertente qua. Mo' metto la chat. Metto la chat follower, ma per pochi secondi. Ne sta qualcuno che sta a seguire la live. Notti magiche, inseguendo go. Siamo? 20. Ma qua questi qua dietro chissà. Ciao. Ditti Manu. Chi è questo? Già l'ho sentito nominare. Ciao, Aglio. Notti magiche. No, John, ora ti metto moderatore. Visto che ci stai sempre. Se scrive qualche insulto a qualcuno, bannalo. Primo aprile, lo scherzo d'aprile, amico mio. John, se qualcuno insulta, bannalo. Ci premi sopra e fammi vedere come si fa, che mi sa scordo qua. Ci premi sopra e scrivi banna utente. Capite? Però non vale cazzata. Te lo dico io se devi banna qualcuno. Qui ci apriamo un po' la chat. Marco Mann. Ci provo, guarda a me, se ti dico, ci sta un insulto, ti dico, premi sopra, clicchi sulla persona col mouse se c'è il telefono col pulsante e lo banni. Tanto semplice. Non ci vuole niente. Ah, perché si è ritirato uno, cazzo? Stavamo in quattro vicini vicini.
ritirate Manu, ciao Fammi là. staccare. Cazzo, stanno vicini vicini, questa è una bella battaglia sta car. E se te ne vai dimmelo. Che rimetto chat abbonati. Te vai prima del tempo, mi scorda, io me ne vado. Però cerca di andartene tra una gara e l'altra, perché durante la gara non ci riesco a mettere la chat abbonata. Yeah, Bari. Stay in double file. Ho tutto McLaren, porco zio. Impressionante. Vabbè, questo che la Lamborghini la fa danno, si è bendato come un pazzo. Terminator. Oddio, quanto cazzo cammina la Bentley. Bari. All'esterno super, glielo molla. Ma prendiamo questo qua. Gino pasticcino.
sto già a girare 56. Grazie facente. Ma come stanno a toccare dietro? Questo è il punto peggiore per me. Non fa quanto cazzo perdo. Guardaci. Facile, facile. Sono avvicinati, voglio. Che ho ottenuto mo, non so come. Adesso arriva, voglio. Una 59 non me l'ha fatto male.
speed for exceeding track limits. Basta. Merda! Cazzo di coglione, va. Sta lì zigzaggato, poi ho. Capite qua? Ma non scorrette, fa. E io mi butto dentro come un pazzo. Vediamo come si fa. Fa lo scemo, sta fa. Non si fa così, John. Il rettino deve prendere la direzione e basta. Fare il zig zag, allora. Non rigiravo 55 in gara qua da non so quanti anni. Quando otto sta girando. Altro errore suo.
fatto un errore grave. Ho fatto un errore grave, ragazzi. Guarda là. Ma vedi, fannogli svettare all'inqualifica. Cioè, quando la gara comunque è lunga e devi essere forte per tutto l'arco della gara, se ne vanno fuori. Ma già davanti a me aveva fatto 3-4 strafaccioni paurosi. Questo è un gioco, questa è una guida, questa è una godura, un Gran Turismo. Quasi rallenterei per finire la gara a sto giro. Che fa? C'ho 13 secondi di vantaggio. Se riesco rallento la faccio finire subito sta gara. Bisogna fare subito un'altra e poi ci andiamo. Oh, vediamo, sono abbastanza. Thank you.
No, abbiamo fatto il giro. Merda. Per 10 secondi. A me queste cose mi fanno girare i coglioni. Quando la gente si mette a fare gli stronzi per le scorrettezze. Sto dietro, scegli una posizione, fidati l'interno e dammi l'esterno. E si rompe lo cazzo. E vedi, quando ho visto quello potevo tranquillamente aspettare e lottare ancora un po'. Ho mollato i freni e sono passato. Ma noi queste scorrettezze mi girano i coglioni a me. Ma te l'ho detto, già stava in difficoltà, si vedeva proprio. Perché stava facendo le cure proprio in maniera assurda. Qua la chicane ha rischiato di uscire due volte davanti a me. Non è una vittoria facile, cioè, tutti i numeri bianchi, quindi tutta gente che corre. Non so, principiante. Sta a fa' lo scema. Come salva lo replay. No, ma vedi, certe scorrettezze che poi sono inutili, perché tanto non ti serviranno, sono inutili come scorrettezze, capite? Sto a posto. Cioè, sono inutili come scorrettezze, perché vedi, non ti servono. Stai vedendo che ti sto salendo sopra, sono più veloce. Difenditi con onore. Non ti metti a fa' lo scema. Ma siccome la gente pare che si sta a giocare a casa sti giochi, te l'ho sempre detto. Cioè, questo giochi è così. La gente pare che si sta a giocare a casa. Quando il morale dovrebbe essere divertiamoci. Vediamo che succede. Invece la gente pare che... non sia mai. Sono cazzo di nessuno qua. Solo spa, raga, ma spa siamo lenti noi, perché non c'è l'assetto, non c'è un cazzo. Spa, se non c'è l'assetto, sono cazzi. Ma cazzi molto amari. Andiamo a spa, dai. Qua ci si inghiappettano bene bene, perché qua non abbiamo l'assetto noi. Proviamo. C'è l'Argentina, sembra le solite quattro bocca aperte che ci si addorme qua, via, vaffanculo, va. Sono visti quattro deficienti, c'è l'Argentina, sempre qua sta corso mongoloide. Solo una pista conosci, sto scemo, te la piangula, va. E cazzo me ne frega a me. Vaffanculo.
Allora. Ah, fanculo. Testi mongoloidi. Dai, un cazzo da fa. Stai ebba. Come si è permesso a fregarmelo? Sì, ma sta sempre qua, sta. Cioè, gel argentino, ogni volta che abbiamo corso Spa, va a rivedere nelle vecchie, è sempre qua, sta. Cioè, porco zio, ma marpito un po', no? Ma riprenditi un po', cazzo. Ci sta mille piste. Quelle sono quelle, sa, qua sta là, come lo scemo che ci stava una volta a Silverstone. Nicky Buerk si chiamava, un cretino, sempre là, stava, era pur scarso. Ma ci stava a Spa, era bello, dopo averla fatta a Gran Turismo che fa cagà. Quando vedo le svettarelle poi non riesco a correre, più forte di me.
Mi ho stufato. Vediamo se entra qualcuno che ci sta dietro. Sono molto stanco. Ho iniziato Dragon Ball fra un po', quindi muovetevi. A fare ste cazze di qualifiche. Con me a fa sta gara, voglio con me andare a vedere se ce ne sta un altro al volo. Stanno pure a ritirare. Vanno. Via, cambiamo di nuovo. Cerchiamo di fare un'ultima gara decente. Questo non si sa quando finisce. All'una, boh, ma se sto a fare una gara decente non è che me ne frega. Fa 11 su 22. Questa è Monza tosta. Cosa non siamo riusciti? Manca becca un Red Bull Ring. Questo mi spiace. Sì, non posso aspettare mezz'ora. Questo è Nürburgring, una travata. Potremmo fare una travata Nürburgring. Però è quella che inizia prima. Che vuoi vedere a John? Nürburgring o Monza? No, decidi tu. Sabato prossimo. Monza, però se giri nel 47 no, eh. Se girano tempi che possiamo abbordare anche noi, sì. Vediamo un po'. No, mo ci proviamo. Se girano 47, no, perché non li pigliamo. Come andiamo a fare Nürburgring, che penso siamo più competitivi. Se girano decenti, possiamo competere, ce la facciamo. A me che mi importa. Però a me piace cambiare. Vediamo pure un po' di scia, va. Ma qua secondo me girano velocissimo, te lo dico subito. Molto lercia. Niente, rettino, siamo lenti.
Già vedo tempi proprio. Ci menzo qua. Mi fa giocare più a sto gioco, voglio. Me ne frega a me quando utilizziamo le ville, ma sti cazzi. Ah, oh, cazzo, ho recuperato. Corrate esposito, utilizzo invece a 9. È molto carico, quindi in curva facciamo i fenomeni, poi rettilineo le prendiamo. Sì, ma già c'ho tutto programmato per come guido io, non mi serve il consiglio. Interessa. Una parte mobba, no, così. Sta pure John Bernard, che faceva il progettista alla Ferrari. John Bernard. Comunque l'ho capace, sta sempre quelle prime. Mo vedi qua quando ci sorpassano. Non ci si può divertire manco più nelle lobby a certe corse competizioni, perché tutto professionista. Io sono l'unico scemo che corre senza l'assetto, lo vedi il rettilineo che non tengo nessuno, che corre per divertimento. Cazzo gli fai? Ma qua non c'è manco, su, per Dio, eh. Mamma mia. Ciao, voglio. Pure io. Ecco, l'ho capo per squad, ma. Sacco Rosalis. Guarda che cazzo di lobby equilibrata se non ci fosse qui su. Cioè tu guarda, fateci caso, se non ci fosse lo svettare all'avanti, guarda che cazzo di lobby equilibrata. Sì, guarda là, John, guarda, tu leva il primo, guarda che lobby equilibrata. 1, 2, 3, 4, 5.
In 6 de 7 decimi ci sta 5 pilota. Purtroppo Bic sembra una bocca aperta che corre ad alti livelli e viene qua la sera. Non ho capito a fare cosa. Che soddisfazione c'è a vincere queste gare? Perché, boh, non lo so. Sta cura trovi, abbiamo pure rotto il culo a chi sto. Ah, ci andò. Non lo so. Ma che cazzo, ma pure qua sarebbe? Guarda che l'altra volta io su Xbox giravo 48 bassi in gara. Cazzo c'è, tu devi guardare la lobby. Ogni lobby ha un asfalto diverso, persone diverse. Cazzo c'entra. Questa è una lobby combattuta. Uno che gira 48 e 2, una lobby del genere. È l'unico sveltarello che sa allenare e che ha un minimo di dimestichezza. Visto che gli altri siamo tutti dietro, vicini. Quindi se il livello è tutto simile degli altri, vuol dire che sono bocca aperte. Che sta qua come capita in tutte le lobby. Vabbè, non mi interessa fare 48 perché se li visto, io sto senza set, sto fatto due giri e mi sono fermato perché a me non me ne frega un cazzo. Cioè, se devo fare il fenomeno, non sto qua. Se devo fare il fenomeno, mi iscrivo a qualche campionato e faccio il fenomeno. Mi faccio pubblicità. Mo' mi chiamate, ieri mi è arrivata l'email. Un grande campionato, vieni con noi, facciamo le gare, facciamo i campionati, facciamo le cose mondiali. Non lo faccio perché sarebbe un impegno troppo esoso per me. Cioè, ma non è quello il problema. Vamo vedere, ma perché andò troppi cazzi, non ne voglio manco raccontare che va a finire. Vanno a raccontare a sta ragazza con cui sono stato, ma tengo a tenere pure il problema poi. Stanno a fare i tempi gli altri. Mi faccio tutto quello che mi capita a mente, ma niente a livello professionistico, che non mi interessa. Guarda là, tu guarda quanti piloti vicini siamo. Tu guarda dal secondo al nono, fa finire pure questo, mo ti faccio capire quanto il livello poteva essere divertente. Allora, dal secondo al nono ci stanno, guarda là, ci sta un secondo, quindi in un secondo ci stanno 10 piloti quasi, eh. Stanno piloti in un secondo. Guarda quanto è combattuta. Solo l'occa aperta avanti ci sta che sta a fare lo sveltarelli. Sì, ma andò, ma la gente rompe lo cazzo a prescindere, quindi. Poi dice offensivo, no? La gente deve rompere i coglioni, quindi dato che io già ho le rotture di coglioni tutti i giorni. Vediamo. E gioco per divertirmi, però mi piacerebbe anche lottare per le vittorie, ogni volta ci sta lui deficiente, perché qua non c'è un rating, se mettessero il rating, sta gente qua non ci può correre. Poi mi dite la spa, ci sta Argentino, come cazzo si chiama, quello cretino, sta sempre là. Cioè, quello, ogni volta che tu corri spa, ci sta quel cretino, corre solo spa e fa lo sveltarello, fa i sorpassi. Solo spasa. Cioè, sempre gli stessi, per Dio, andate a correre a qualche parte, no? Cioè, guarda qua che cazzo di lobby combattuta, se non ci stesse lui deficiente avanti, guarda che lobby combattuta. Guarda là. Abbiamo fatto al Nürburgring, abbiamo fatto 12-13 minuti di gara tiratissima, io e un altro uno attaccati. Cioè, uno spettacolo pazzesco, perché eravamo quasi allo stesso livello, poi ero poco poco meglio, infatti alla fine l'ho sorpassato perché si è messo pure a fare lo scemo su, mi ha fatto girare i coglioni a me. Però una gara pazzesca, divertentissima, tutti vicini. Cioè qua vedi che succede, parti per divertirti e piccolo stronzo che non parte per divertirti. Perché tu se sei forte, che cazzo, che divertimento c'hai a giocare qua? Fammi capire, ti diverti tu a giocare con sta gente? A giocare con gente che va un secondo e mezzo più lento di te? Cioè io non mi diverto, boh. Infatti mo stavamo, dov'è? Quante volte io sto a vincere, mi fermo e quitto la gara perché è una rottura di coglioni. Ma no, questo tutti più veloci di me perché io ho l'assetto carichissimo. Infatti, sto Chris che stava avanti a me prima, non lo riesce a pigliare il retterino. 30 seconds. Ma che ne so come lo gestisco online, non lo so. Non si sa manco quando esce assetto corsa 2, pare che addirittura mo esce all'anno prossimo.
Vabbè, non ne trovi robe equilibrate. Anzi, mo, al Nürburgring eravamo equilibrati. Tutti vicinissimi, c'è uscita una gara pazzesca. Tutti vicinissimi attaccati, vedi? Sarebbero belle queste gare se non ci stesse un cretino ogni volta. A tavola per qua ci sta un altro scemo, come si chiama? Stay double file. Non mi ricordo il nome. Quello sempre qua pure, ma strano che non ci sta stasera. Come un galò. Io a tolto tra cui per partì presto sono riuscito a bruciarli tutti qua. Avvantaggiarmi un po', raga, ho bruciato tutti quanti. Dai però. Guarda là, lo devo bruciare. Te tengo a bruciare, frate. Se te riesci a fregare. Guarda là dove stai, oh. Quando è stupido, ha voluto fare lo smettarello quello che la McLaren è partita a rete. No, non lo so con chi mi sono toccato, non sono riuscito a fare la curva, ma era arrivato un po' lungo. Guarda che cretino, è cazzo handicappato. È cazzo handicappato mongolati di merda, guarda. Fatti più a due warning che due curve. Sto scemo di merda, va. È cazzo handicappati. Ma la girata l'abbia per Dio. Mo raga, tutte quelle che va. Bella madonna là. No problema è talora. Un bel posteriore sbattuto, ma... ma vedi il rettino mi recuperano perché sono più veloci, hanno l'assetto veloce loro. Meno male stanno a lottare dietro, guarda quando hanno perso. Guarda, dobbiamo fuggire, come delle lepri. E adesso le McLaren sono velocissime. Si scappa. Si è perso quello che è la Ferrari, ciccio pasticcio. Di Ferrari in pista ce n'è solo una. Oh. Levato due punti d'ala, sta andando bene perché pare che sta tenendo pure il rettilineo. Non dando. Minchia quanto ho perso il rettilineo, porco zio. Ho perso 3 decimi il rettilineo. Sai che non abbiamo quella velocità che speravamo. Minchia. Ora 49 e 3, che cazzo di tempo. Porco zio.
Oh my god. Mobi Dragon Ball. Corre, corra. Non mollano dietro, ragazzi. Decimo. E che squad, va, guarda l'occhio aperto, sta qua, sta lei, questo non ci fa più. E questo gira 2 secondi più veloce. Ma come arrivi da me a botta? Te lo giuro, eh. Cioè ci perdo il rating, ma lo sbatto fuori. Ma non perché dopo, a me non è per un cazzo di... Perché mi fanno ridere sti occhi apertacci di merda. Guarda là, come sta fuori. Giri 2 secondi più veloce questo. Sta fa lo sbattarello. Partono dietro per fare gli svettarelli, come fa Coche Lopez per fare l'occhio aperto, capito? Ma facci fai lo svettarello a questo? Vieni, vieni, squad, fammi te faccio vedere io. Occhio aperto. Questo è stato un mongo anti-dog. Per la madonna, ora te lo faccio vedere come si fa. Per Dio, ma buona. C'è che mi hai tagliato. Beh, ci siamo, avvantaggiamoci completamente. Non volevo, ma che cazzo lo fa? Non possiamo far più un errore.
per la Madonna, si t'acchiappa le corde in pieno. Però sì, girate 48, ma è da sorpassare però. Tot e 9, bene. Se lottano raci hanno una possibilità.
sto riuscendo a tenere, non lo so come. Non so come cazzo sto riuscendo a tenere, non me lo chiedete. Non lo so, raga, come cazzo sto riuscendo a tenere. Che cazzo, ma sono dentro! Ma vattene a fanculo, no! Ma che cazzo, stavo in piena corsia, stavo! Cazzo, me ne frega a me, innanzi mi dimostrato a chi sto come seguito. Lo stravinciavamo sta gara. Vabbè, finita, vabbè, testo un gioco di me, che cazzo ha fatto? Dai, tu sto dentro la corsia, sto! Cioè, c'ho le ruote dentro! Dai, vabbè, me frega un cazzo, voglio la buonanotte.